Siediti o sdraiati in una posizione comoda e rilassati. Inizia con il porre le mani sul chakra del cuore, al centro del petto. Respira profondamente e immagina una luce luminosa che entra dentro di te e ti illumina completamente. Respira sempre più profondamente e senti che entri sempre più dentro te stesso e ti rilassi sempre di più. Adesso ripeti insieme e dopo di me queste parole. Mi coniungo erudizioni akashe. Mi coniungo erudizioni akashe. Mi coniungo erudizioni akashe. Me coniungo erudizioni akashe. Me coniungo erudizioni akashe. Così inizi sempre di più a richiamare il tuo sé superiore per connetterti con il tuo registro akashico. Adesso pronuncia questo. Dio, creatore di tutto ciò che è, mio sé superiore, miei amati angeli custodi, angeli tutti, chiedo di guidarmi dentro la mia akasha e di mostrarmi la vita passata più utile per risolvere questo problema che ho nella mia vita, e esponi il problema a parole tue. Vi ringrazio, è fatto, è fatto, è fatto. Riporta la tua attenzione sul respiro e vedi sempre questa luce meravigliosa che ti purifica sempre di più. E vai sempre più in profondità dentro di te. Ora, vedi una scala davanti a te, una scala che scende. Vedi i 3 scalini e una porta in fondo. Scendi il primo scalino. Scendi il secondo scalino. Scendi il terzo scalino e apri la porta c'è un prato bellissimo e c'è un cielo azzurro bellissimo. Il vento ti accarezza il viso. Tutto è bellissimo e c'è un'enorme pace. Ora vedi davanti a te un enorme palazzo con un grande portone. Vai davanti al portone e bussa 3 volte. La porta si apre e compare un guardiano. Questo è il tuo guardiano. E lo vedi davanti al portone della biblioteca dell'Akasha. Il tuo guardiano può avere qualsiasi sembianza, può essere un angelo, un umano, qualsiasi cosa, non è importante questo. Immaginalo come preferisci. Ti sorride e ti chiede di cosa hai bisogno. Digli che sei venuto a consultare la biblioteca dell'Akasha, che sei venuta a consultare il registro akashico per risolvere il problema, e spiega qual è il problema. Il tuo guardiano ti invita a entrare e tu lo segui. C'è una sala grandissima, piena di libri e scaffali. Quasi una sala magica. Continua a guardare. Ora il guardiano si ferma e prende da uno scaffale specifico un libro e te lo porge. Ora hai il libro in mano. Aprilo. Nel momento in cui lo apri, ti ritrovi direttamente dentro quel libro, dentro una scena. Osserva la scena. Guarda tutto, i personaggi. Ascolta, vedi quello che sta avvenendo. Osserva. Esplora tutto nei dettagli e comprendi quello che sta avvenendo. Individua tra i personaggi chi sei tu in quella vita passata. Individua perché stai osservando proprio questa tua vita passata. Qual è il nesso con il tuo problema? Rifletti su tutto. Qual è il modo in cui potrai risolvere il tuo problema? Cerca di capire attentamente ogni dettaglio. Quando hai compreso, chiedi al Creatore di inviare energia di guarigione per quella vita. Quindi pronuncia: Dio, Creatore di tutto ciò che è, ti chiedo di inviare energia divina di guarigione a questa mia vita passata, affinché io possa sciogliere questo nodo evolutivo, affinché io possa guarire da questo mio problema, affinché io possa progredire sul mio percorso spirituale. Ti ringrazio. È fatto, è fatto, è fatto. Ti amo dal profondo del mio cuore. Ora immagina una grande luce bianca che ti avvolge dall'alto e riempie tutta la scena, tutti i personaggi, te compreso. Ora tutto diventa sereno, ora tutto è pace, l'amore divino trabocca. Quando senti che finalmente l'energia di guarigione divina ha fatto il suo effetto, comincia a contare fino a 3. 1, 2, 3. Ora sei nella biblioteca, con il libro ancora in mano. Il tuo guardiano è ancora lì e ti sorride. Ringrazialo per il suo aiuto, mandagli amore. Vai verso la porta d'uscita ed esci dal palazzo. Il guardiano ti saluta con amore e tu torni verso quello splendido prato di prima. Questo è un luogo divino di pace. Sentilo. Senti l'amore del divino dappertutto. Senti come stai in pace con te stesso adesso. Ora, contando fino a 3, lascia dissolvere l'immagine del prato dolcemente nella tua mente. 1, e sei sempre più in pace. 2. Ti senti sempre meglio. 3. Riporta la tua coscienza, qui e ora, nella stanza in cui ti trovi, ora, nel tuo corpo. Muovi leggermente le dita delle mani e dei piedi. Muovi un po' il tuo corpo per riprenderti. Respira e quando te la senti, riapri gli occhi.